Salve a tutti amici, sono Emiliano Babbinonia, ricercatore indipendente. Questa è la seconda intervista che ho fatto allo psichiatra Paolo Scioni, scrittore del libro Neuroschiavi. Oggi lui ci parlerà della quarta edizione del libro, che all'interno ha un paragrafo che parla proprio di controllo mentale e parla di una vittima del controllo mentale, che lui ritiene molto attendibile perché è stata seguita da lui. Ho fatto allo psichiatra molte domande relative alle radiofrequenze, ai disturbi delle radiofrequenze, alle manipolazioni radiocognitive. Abbiamo parlato di molti argomenti molto interessanti. Adesso lo psichiatra Paolo Scioni ci deluciderà della quarta edizione del libro Neuroschiavi. La quarta edizione aggiornata e ampliata del libro Neuroschiavi che ho scritto insieme a Marco Della Luna ha portato alcune novità e alcuni ampliamenti di argomenti che sono particolarmente attuali e che necessitavano di integrazione rispetto alla trattazione piuttosto limitata che era stata fatta nelle edizioni precedenti. Uno di questi argomenti che è particolarmente stato trattato nella edizione nuova è appunto l'attacco elettromagnetico e diciamo è sostenuta, diciamo, questa nuova trattazione da un caso specifico che ci sembra illuminante per comprendere l'insieme dei metodi di condizionamento elettromagnetico e che è offerto direttamente dalla testimonianza di una vittima estremamente qualificata che parla di questo tipo di attacchi. È una persona attendibile con cui io ho parlato varie volte, non ha assolutamente le caratteristiche della folle che, paranoica che diciamo, porta delle sue fantasie patologiche, assolutamente non ha quel profilo, sono sintomi specifici che lei mi descriveva e soprattutto, diciamo, oltre al fatto dell'attendibilità della persona, che è una persona che è molto attiva, diciamo, nel suo ambito lavorativo. Ma diciamo, c'è un altro aspetto che la rende particolarmente interessante e attendibile, è il fatto che lei è stata compagna per alcuni anni dell'amministratore delegato di una multinazionale degli armamenti specializzata nelle nanotecnologie e quindi a tutti gli aspetti diciamo di verosimiglianza la sua trattazione. E questa paziente riferiva un complesso di sintomi consistenti in sensazioni di fili metallici nel corpo, un condizionamento della condotta, variazioni del peso frequenti, ustioni, cicatrici, disturbi del sonno, spasmi e irrigidimenti muscolari. E la cosa interessante è che si è sottoposta a degli esami oggettivi. È stata in California, dove in un istituto specializzato, dove hanno individuato frequenze di emissione anomale e quindi diciamo è stato confermato che si trattava di una situazione apparentemente e oggettivamente legata a campi elettromagnetici alterati all'interno del suo corpo.
Direi che sulla base poi delle sue esperienze specifiche ha approfondito vari settori e si è diciamo, dedicata proprio a uno studio intensivo di questo tipo di manipolazioni, offrendo diciamo, le sue conoscenze che sono state inserite nella trattazione dell'argomento, per cui ci sono una decina di pagine proprio che lei stessa ha ispirato con gli approfondimenti da lei stessa fatti. Quindi sul libro Neuroschiavi abbiamo un aggiornamento nella quarta edizione che parla proprio di questo argomento, cioè manipolazione mentale, controllo mentale. Esattamente, esattamente. È un aggiornamento che abbiamo ritenuto doveroso proprio anche diciamo, sulla base di alcune critiche che c'erano state fatte di non avere esplicitato in maniera piuttosto chiara e dettagliata certi aspetti di manipolazione a cui uno può essere sottoposto. Quindi avevamo questa esigenza di concretezza e di dare dei casi, insomma in questo caso ne abbiamo fornito uno, ce n'era anche un altro molto interessante che però poi diciamo per i tempi in cui doveva essere portata all'editore la nuova edizione non abbiamo fatto in tempo a metterlo, ci sarebbe stato anche un altro caso interessante di una persona altrettanto attendibile che magari potremmo mettere nella prossima edizione, insieme magari ad altro materiale che verrà fuori nel frattempo. Allora potremmo anche iniziare in una collaborazione per unire le nostre ricerche, i nostri materiali, le nostre testimonianze per cercare di aggiungere nella quinta edizione altre testimonianze di vittime del controllo neurale, perché ho anche delle registrazioni, testimonianza, interviste e testimonianza con persone delle forze dell'ordine che sono state sottoposte a questi attacchi, a queste manipolazioni. Direi già da ora che sono entusiasta di quello che proponi, perché penso che è proprio questo il senso di uno sviluppo futuro. Insomma, è inutile fare della teoria così astratta oppure riferirsi a cose che sono lontane, no? Bisogna partire da fatti concreti, da persone che concretamente e in maniera attendibile abbiano riportato la loro esperienza. Quando dico in maniera attendibile, diciamo, tocco uno dei punti un po' fragili, no? Di questo nuovo settore di approfondimento, perché purtroppo insieme a casi assolutamente attendibili e dove ci sono vari riscontri oggettivi, ci sono purtroppo anche dei casi che non lo sono affatto e che diciamo, rientrano invece in criteri sono più tradizionalmente psichiatrici. Questo ho avuto modo anche di vederlo e purtroppo questi casi qui non possono poi confluire in un calderone che va a screditare quelli che invece hanno consistenza notevole. Certo, però questa persona che io dico, questo è un ex poliziotto dei nuclei operativi della scientifica, lui è venuto a Roma e abbiamo parlato di persona perché lui voleva cioè, mi voleva dire le cose che gli stavano succedendo e gli avvenimenti anomali che gli succedevano anche sul corpo. Noi mentre parlavamo ci siamo accorti che una delle due mani, mi pare che la mano destra, era incominciata a diventare totalmente rossa, ma solo la mano. E lui ha detto che stava sentendo un forte calore, un forte bruciore. È una cosa veramente strana. Tante volte molte vittime del controllo neurale che vengono attaccate a queste armi psicotroniche, armi infrasoniche o armi ad energia diretta, gli si surriscaldano solo delle parti del corpo, alcune il piede, alcune la gamba, alcune la spalla, alcune una parte del cuore, e non si riesce a capire perché queste persone vengono attaccate in questo modo, perché interagiscono queste frequenze o perché gli si scalda solo una parte del corpo. Sono cose veramente strane Sembrano queste. appunto,
sono sintomi settoriali, sintomi specifici che di solito non si riscontrano in forme psichiatriche, diciamo, no? Quindi, certo, perché sono particolarmente interessanti. Sì, sembrava come se la mano veniva irradiata da una frequenza a microonde o a infrarossi, oppure un ultravioletto che gli riscaldava solo quella parte specifica del corpo. Però non è che la persona lo diceva, si vedeva proprio a vista che gli stava succedendo questa cosa, oppure molte persone praticamente gli si surriscalda il viso, abbiamo riscontrato persone che sentono degli anomali acufeni, o addirittura sentono degli acufeni che si trasformano in frequenze dei suoni, e molte persone vengono definite schizofreniche. Ma se questi utilizzano un'arma di energia diretta che spara delle frequenze sonore all'interno dei loro condotti uditivi, una volta che la cavia perde la credibilità, dopo è facile manipolarla con queste tecnologie, perché tanto nessuno crederà più alla povera vittima, alla povera cavia umana. Certo, è proprio così. Purtroppo esiste, no, una linea di passaggio che spesso è abbastanza poco definita, no? Fra delle manifestazioni che in qualche maniera sono state definite in maniera classica, no? Quindi rientrano in cose conosciute, e tutto un nuovo campo di indagine che ha comunque qualcosa in comune, ma solo alcune cose in comune, e altre non sono affatto in comune. È proprio lì che dobbiamo approfondire e dobbiamo trovare appunto dei riscontri oggettivi che possano differenziare. Certo, secondo i tuoi studi, le tue ricerche, le tue esperienze, il telefono cellulare con le nuove bande di frequenza 4G, 5G potrebbe interagire con i centri nervosi centrali e creare patologie? Assolutamente sì, è un argomento poco studiato, ma ci sono degli studi. Per esempio, c'è un autore che ha fatto un esame approfondito ad ampio raggio e ha trovato in aree dove c'erano dei ripetitori potenti di cellulari, ha trovato per esempio un incremento dell'autismo infantile, ma in maniera significativamente più elevata rispetto ad altre zone dove non c'erano ripetitori. Quindi questo intanto è uno studio oggettivo che probabilmente per una vulnerabilità del sistema nervoso specifica in momenti dell'esistenza in cui il sistema nervoso non è ancora pienamente sviluppato e quindi non ha creato anche certe difese, no? Quindi è più vulnerabile nell'infanzia. Quindi, però, diciamo, ci sono proprio dei dati su questo, ecco. Tanto per dare alcune cose molto pesanti, e poi ci sono fenomeni così più un po' più lievi, ma lievi per modo di dire, ma insomma si sa che ci sono anche altre possibilità, come l'insonnia per esempio, o manifestazioni anche di segni neurologici soft, alcune forme proprio anche di patologia psichiatrica, come manifestazioni di tipo ansioso, ci sono queste segnalate, no? Quindi un'irritabilità accentuata. Ci sono. Certo. Se loro riescono ad equilibrare le frequenze del cervello in un determinato modo per creare patologie, magari attraverso una mappatura cerebrale, attraverso una mappatura trascranica, e potrebbero con queste tecnologie o con queste frequenze indurre le persone, oppure creare nel loro cervello, nel loro corpo, attraverso le loro frequenze fisiologiche, determinate patologie. Ovviamente chi guadagnerebbe da tutto questo?
secondo te Paolo? Questo è francamente una domanda a cui non so rispondere, su chi guadagnerebbe. Forse è proprio l'interrogativo numero uno, spesso è proprio questa domanda che non sappiamo rispondere, quindi ci pone difficoltà nel creare dei nessi, no? Quindi quando uno dice a chi giova, no? Questo, oppure perché è stata scelta proprio quella persona lì, su questo vacilliamo un po', no? Sulla risposta da offrire, quello che ci mette in difficoltà argomentativa. Certo, però noi abbiamo pensato... Io posso trovarlo nel paziente che ho detto prima, no? Quella signora che era la convivente di un amministratore di una società che operava nel settore delle armi e delle nanotecnologie, per cui voglio dire, lì ci si vede di più un nesso, no? Se poi il rapporto è finito, questa qui ha avuto degli interessi che ora io non posso dire, perché sennò poi non posso dire per motivi di privacy, ma voglio dire, c'erano poi delle motivazioni per cui questo possa essere andato contro, quindi aveva degli interessi a manipolare il corpo di questa persona, a dargli delle punizioni, quindi lì lo capiamo di più. Certo, magari aveva la possibilità di utilizzare o accedere a determinate tecnologie e ha voluto inferire con questa signora, con questa donna. Ma noi dai nostri studi, dalle nostre ricerche, se inducono determinate patologie potrebbero anche favorire la vendita di determinati farmaci. Quello noi abbiamo pensato, quindi creare proprio, ne so, il mal di testa, l'acufene, un'influenza lampo, che ultimamente abbiamo notato che ci sono queste anomale influenze che durano un giorno e poi praticamente scompare tutto. Surriscaldamenti del cervello, surriscaldamenti del corpo, febbri altissime e dopo il giorno dopo scompare tutto come se non è successo niente. Ma non vogliamo dire che qualcuno possa utilizzare queste armi per attestare determinate frequenze oppure determinate sollecitazioni dei campi elettromagnetici o attraverso la manipolazione dei centri nervosi centrali o dei centri nervosi del cervello, perché ovviamente dopo si creerebbe un panico attraverso la popolazione e potrebbero dire oddio, io ho avuto l'influenza, allora potevo essere attaccato con questo sistema. Magari hanno avuto veramente l'influenza. Con determinati argomenti o con determinate persone bisogna anche tante volte far finta di niente o cercare di tranquillizzare la persona che noi riteniamo magari attaccato o manipolato a questi sistemi, perché purtroppo tanti si sentono dire ma sei attaccato a questa tecnologia, potrebbero anche uscire fuori di testa e fare dei gesti disperati. Quindi tante volte noi cerchiamo di capire il loro problema e nello stesso tempo cerchiamo di aiutarli, però se già riesce ad eliminare i campi magnetici dentro casa, riesce ad eliminare determinate fonti che creano elettromagnetismo, purtroppo all'interno dei nostri appartamenti non c'è solo wireless, c'è il wireless del vicino, il wireless della signora di sopra, il wireless della signora di sotto. Quando uno fa la somma di tutte le frequenze dei wireless, c'è un'amplificazione delle frequenze dei wireless che supera praticamente tutte le soglie di sopportazione del corpo umano e arriva proprio a patologie gravissime. E quello che dice è molto interessante e molto giusto. Il fenomeno attraverso cui il sistema nervoso poi subisce tutte queste influenze è proprio quello della risonanza sensoriale, perché appunto le stazioni nervose comunicano fra di loro in maniera che non è ben conosciuta, ma attraverso una frequenza di scarica. Queste influenze esterne si sovrappongono e fanno cambiare il messaggio che viene mandato normalmente da una stazione nervosa all'altra. Viene proprio alterato profondamente. Se riesce a farlo, come è stato dimostrato, la musica, che ha un effetto neurologico sulla persona, non ha un effetto psicologico, proprio un effetto neurologico attraverso la risonanza sensoriale. La persona che ascolta la musica in certe situazioni, un certo tipo di musica che è
particolarmente in una situazione, diciamo, di ascolto partecipe, cambia, e questa è un'esperienza un po' di tutti, cambia il suo stato d'animo. Può diventare triste, può diventare allegro, attraverso questa, questo effetto che la musica, attraverso appunto l'effetto di risonanza sensoriale, cambia il messaggio, diciamo, che viene mandato da una stazione nervosa all'altra, e quindi arrivi specifici che lo trasformano, lo stato d'animo a livello del lobo temporale. E quindi, voglio dire, come riesce a fare la musica, figuriamoci se riesce a farlo qualcosa di molto più potente che va ad alterare questa comunicazione normale che avviene continuamente fra le varie, di interscambio avviene in ogni istante fra le stazioni nervose. Ma le frequenze cromatiche, cioè la luce che penetra all'interno dei nostri occhi, potrebbe cambiare determinate frequenze del cervello? Certamente sì. Perché io ho visto che tanti fanno la cromoterapia, mettono determinati colori e il cervello si rilassa. Ma tu pensa, appunto, dico, la stimolazione luminosa intermittente che viene fatta nella semplice esecuzione di un elettroencefalogramma standard, proprio per vedere se uno ha una sensibilità un po' particolare, no? Riesce a scatenare una tendenza epilettica, no? Quindi certo. Modifica da proprio il là, se non c'è una situazione di particolare, diciamo, buon funzionamento, va proprio ad alterare profondamente le onde cerebrali. Sì, infatti alcuni giochi per ragazzi c'è proprio scritto di stare attenti, esatto, ai pazienti che praticamente soffrono di epilessia, certo, o che hanno determinati disturbi proprio a livello epilettico. Certamente. Ma l'altra volta, il principio è quello. Certo, nell'altra intervista avevamo parlato del fatto di utilizzare un elettroencefalografo transcranico per poter curare le persone, cioè attraverso una cura con delle frequenze magnetiche, una cura con una sorta di elettroencefalografo che posta... Sì, stimolazione. Tu parlavi della stimolazione magnetica transcranica? Sì, parlavo proprio di quello. Sì. Parlavo. Sì, come potrebbe cioè, come potrebbe essere utilizzata a fin di bene sulle persone? Diciamo che questo è un argomento che non è proprio di mia particolare conoscenza, però so che viene utilizzato nella depressione, per esempio, è una pratica che si sta diffondendo e ci sono diversi studi con risultati abbastanza soddisfacenti. È un qualcosa che sta in un campo in rapido sviluppo. Non so però nel caso che stiamo affrontando come potrebbe essere di ausilio. So che ci sono molti studi che riportano risultati benefici nella depressione. Perché noi abbiamo fatto delle ricerche con un elettroencefalografo, cioè abbiamo fatto un'analisi, e la prima analisi che abbiamo fatto è su però la simulazione magnetica transcranica non è un elettroencefalografo. Sì, lo so. Però io volevo dire un'altra cosa, che praticamente facendo questa analisi con l'elettroencefalografo noi abbiamo notato che la persona che entrava all'interno di una gabbia di Faraday gli si diminuivano parecchie patologie sul corpo, come se queste patologie venivano schermate o create artificialmente dall'esterno. La stessa persona ci ha detto che quando lei andava in apnea sott'acqua le patologie gli diminuivano almeno dal 50 all'80%.
com'è possibile che una persona ha delle patologie quando sta a casa e quando praticamente sta in apnea non ce l'ha più, oppure quando entra all'interno di una gabbia di Faraday gli scompaiono dal 70 all'80% queste anomalie patologie, queste anomalie acufeni, queste anomalie disturbi, queste anomalie vibrazioni sul corpo? Ma guarda, io penso all'argomento quello di cui stavamo parlando prima, la risonanza sensoriale. Probabilmente ci sono dei fattori che provocano la risonanza sensoriale, che in questa situazione che dicevi tu viene eliminata, no? Quindi questi fattori esterni che sono in relazione stretta appunto con il sistema nervoso di quella persona vengono neutralizzate in questi casi. Okay. È il contrario di quello che dicevamo prima, no? Quello che può interferire per far scattare questi fenomeni è quello che invece forse appunto può impedire proprio che si formino. Ho capito. Ma dalle nuove ricerche abbiamo trovato delle soluzioni per determinate patologie che prima praticamente non potevano essere curate con farmaci oppure con farmaci naturali, sempre riguardo a patologie della mente, a patologie della depressione? Io sai, mi sto occupando in maniera seria, diciamo, nell'ultimo anno e mezzo, proprio delle tecniche, delle neuroterapie, dei protocolli di neurofeedback, mappa cerebrale, da poter essere una base fatta appunto con l'elettroencefalogramma quantitativo. Oggi ci sono dei software veramente molto molto sofisticati e sono recentissimi, dove viene fatta una, diciamo, un dettaglio molto approfondito dei profili di attivazione cerebrale, profilo di attivazione cerebrale della singola persona, vedere se il cervello è un cervello lento, un cervello troppo, troppo rapido, e vedere le singole aree, diciamo, di attivazione superiore alla media, di attivazione inferiore alla media, e vedere dove potrebbe essere la correlazione con la patologia clinica o anche con semplicemente con stati di maggiore o minore benessere, ma al di là della clinica. E i protocolli di neurofeedback, che sono appunto questa diciamo interazione fra il segnale che viene registrato in aree cerebrali specifiche, che sono poi determinate dal profilo che è stato rilevato nella mappa, e la reazione del soggetto attraverso l'informazione in più che può ricevere, che riceve sonora o visiva, e quindi la sua capacità di poter utilizzare questa ulteriore informazione per andare a far decrescere l'attivazione eccessiva in quella area, oppure a farla crescere a seconda di quello che è l'indicazione che noi gli diamo sulla base proprio delle rilevazioni che sono state fatte. Ho capito. Vogliamo parlare del libro, dove acquistare il libro Neuroschiavi, e dire che la quarta edizione, e che sono state messe dei nuovi paragrafi, delle nuove testimonianze o ricerche del libro? Sì, guarda, oltre a questa ci sono alcuni aspetti, per esempio anche quello delle mappe cerebrali, per esempio è stato ampliato il capitolo 3, che era quello che riguarda proprio la neurofisiologia. Per chi è interessato, ovviamente il capitolo un po' più tecnico, un po' più specifico, c'è stato un ampliamento notevole sulla base proprio anche di queste cose di cui stavamo parlando ora, e quindi si parla di mappe cerebrali ricavate con l'elettroencefalogramma quantitativo, delle possibilità di terapia appunto con neurofeedback. Direi che questi sono gli aspetti
così più rilevanti, poi ci sono delle appendici in cui sono state trattate delle situazioni di recente attualità, per esempio il caso del virus Zika, informazione manipolata tra omissioni e strumentalizzazioni. Questa è un'altra cosa che può essere interessante, proprio perché è legata a questa attualità, per cui certe notizie date in una certa maniera sono fatte apposta per creare delle reazioni che però non hanno una base realistica su cui sono fondate. Il libro può essere acquistato tranquillamente da Macro Edizioni che la edito, sul sito Macro Librarsi, che è il sito di vendita su internet di Macro Edizioni, oppure anche su Amazon, semplicemente, insomma, si trova tranquillamente. Le librerie Feltrinelli ce l'hanno, ma come altre librerie, insomma, quindi non, se uno lo vuole acquistare non credo che abbia problemi per reperirlo. In questi giorni stiamo preparando qui a Roma una stazione radio, darà molto spazio praticamente ricercatori, dottori, inventori o psichiatri che parleranno di moltissimi argomenti tecnici e scientifici, e praticamente lunedì già incominceremo a fare delle preparazioni, cioè prepareremo i studi per poter effettuare i nuovi programmi radiofonici che praticamente potranno ospitare oppure potranno essere fatte delle interviste per far capire alle persone che ascoltano sia la radio nel territorio di Roma e zone limitrofe che persone che ascoltano la radio web attraverso internet, che esistono dei ricercatori, dei dottori che studiano e cercano di capire e di trovare soluzioni proprio per questi argomenti di neuropsicologia, uditori di voci oppure elettrosensibili, perché molte persone ci stanno contattando tramite la radio web e ci dicono che soffrono di queste patologie derivanti all'elettromagnetismo e loro sono costretti a staccare la corrente dentro casa o addirittura a dormire in mezzo ai prati con le tende. Addirittura una signora di Milano vive dentro una roulotte e si sposta in continuazione per non essere sottoposta a queste radiazioni fortissime che creano gravissime patologie. Questa signora hai provato con la gabbia di Faraday per vedere se eliminando queste interferenze ha avuto dei miglioramenti sensibili? Non abbiamo potuto fare questa prova perché la signora sta a Milano, però sappiamo che la signora ha comprato una tenda che scherma determinate frequenze, però non credo che schermi tutte le frequenze, perché lei diceva che se si metteva dentro la tenda con il wireless acceso riusciva praticamente a prendere la rete wireless esterna. Allora io ho detto, allora assorbe, cioè, e riesce ad attenuare solo determinate frequenze, non tutte le frequenze che la circondavano. Allora ha detto che lei, quando sentiva queste radiazioni più forti o sentiva questi disturbi più forti, si spostava con il camper da una parte all'altra per trovare dei posti più armonici, senza radiazioni che potevano influenzare il suo corpo. Poi una cosa strana, che lei diceva che quando sentiva queste radiazioni forti sul corpo, la notte aveva degli incubi che sembravano reali, come a realtà virtuale. Uh-huh. E questo me l'hanno confermato molte altre persone che vengono attaccate o subiscono questi attacchi e queste manipolazioni, che hanno praticamente queste visioni astratte oppure visioni tridimensionali o sogni che sembrano reali. Infatti tanti di questi credono di essere degli addotti, cioè che vengono rapiti dagli alieni, noi pensiamo che in realtà, come se qualcuno voglia manipolare con stato ipnotico, stato narcoletico, la loro mente in fase di sonno REM.
non so se con la medicina attuale può essere provata una cosa del genere, però siccome la tecnologia è veramente molto avanzata, noi pensiamo che possano creare uno stato ipnotico e rendere le persone sonnambule e fargli fare poi dei gesti disperati e consulti, magari si svegliano durante la notte, fanno delle stragi dentro casa o qualcosa del genere. Una cosa certa è che la conoscenza che c'è in ambito militare è nettamente superiore a quella che c'è nell'università, no? Questo certo. Quindi le conoscenze così messe a disposizione di tutti non sono quelle che sono a disposizione dell'elite, quindi è possibile che ci sia questa discrepanza, no? Per cui loro riescono a fare delle cose che dall'altra parte non riescono, non c'è la possibilità di controllare e di interagire, no? Certo. Vogliamo dire alle persone che ci ascoltano i tuoi studi, la laurea che tu hai preso, tutta la tua esperienza lavorativa? Sono cose un po' lontane nel tempo a questo punto. Io ormai ho diversi decenni alle spalle di specializzazione in psichiatria, quindi ne ho viste di tutte, perché ho fatto un po' di tutto, cioè nel senso che ho cominciato quando ero giovanissimo laureato, ho fatto il medico delle carceri, per dire, per qualche anno, poi quando mi stavo specializzando in psichiatria, quindi anche quella è stata comunque un'esperienza che per me è stata utile, e poi ho lavorato come psichiatra dell'ospedale psichiatrico, che ancora per qualche anno era ancora aperto prima che fosse, diciamo, che fosse applicata la legge Basaglia, poi ho fatto lo psichiatra del territorio, lo psichiatra dei servizi di diagnosi e cura all'interno dei pronti soccorsi, in ASL toscana, in particolare quella di Firenze, ho fatto il professore a contratto sia all'Università di Pisa che all'Università di Firenze, ho fatto, diciamo, come carriera come nel mainstream psichiatrico, si potrebbe dire, no? Abbastanza importante, ho scritto per il Trattato Italiano di Psichiatria, il manuale di psichiatria UTET, che è stato per qualche anno il più utilizzato nelle università italiane come coautore insieme al professor Cassano e ad altri. Poi ho fatto il responsabile di un servizio appunto della USL, sia per pazienti ambulatoriali che, diciamo, nella parte ospedaliera, e da 7 anni sono semplicemente libero professionista, ma credo di aver fatto più in questi 7 anni di tutti gli anni precedenti, perché mi sono potuto dedicare alle cose che mi interessavano di più, con questo sviluppo nella neurofisiologia clinica di questi ultimi anni. Ho avuto la certificazione in neurofisiologia clinica e attualmente sviluppo questi aspetti psicofisiologici che mi interessano particolarmente, portano lontano dalla psichiatria chiacchierona e dalla psicofarmacologia pura, che mi interessa sempre meno. È chiaro che per un buon periodo ho dovuto utilizzare i farmaci perché erano quelli che davano delle risposte migliori, però insomma, diciamo che il mio sviluppo più recente è in direzioni diverse, quindi nell'interesse su questi fenomeni nuovi, sulla parapsicologia anche, che ha degli sviluppi notevolissimi. Recentemente 2 libri di Kelly, lo psichiatra dell'Università della Virginia, Irreducible Mind e Beyond Physicalism, e sono 2 sviluppi assolutamente essenziali per delineare una nuova psichiatria e comprendere i fenomeni che sono stati tenuti fuori in maniera artificiosa, perché non era possibile spiegarli, ma di cui c'era un enorme accumulo di dati empirici, quindi non è che si può escludere un sacco di
di materiale solo perché non rientrano facilmente in una teoria che fa acqua da tutte le parti, no? E quindi bisogna costruire una nuova teoria che riesca a comprendere anche questi fenomeni, perché esistono. Non so se ti ho, se ti sì, ho detto sì, mi hai delucidato, a sufficienza. Mi hai delucidato alla perfezione tutto. Quindi nella tua carriera ci sono stati dei casi inspiegabili, cioè di persone che avevano, cioè facevano cose che non potevano essere ritenute patologie derivanti dalla psichiatria, ma magari qualcosa di soprannaturale. Io credo che tutto dipende dagli occhiali che portiamo, no? Se un occhiale è adatto a farci vedere le cose, allora si vedono. Se non è adatto, non le vediamo. Io confesso che per lungo tempo sono stato un po' limitato, cioè nel senso che ero piuttosto così ancorato a certi schemi di, per cui non avevo la di esagerata aderenza a certi modelli esplicativi che ora considero molto limitati. Sì, ci sono state varie cose che mi hanno portato ad ampliare la visione. Ora vedo molto di più questa possibilità, no? Cioè, ma ci sono arrivato per altri paranormali non sono mai accaduti, insomma, nella tua carriera? Nella mia carriera forse non avevo nemmeno la possibilità di qualificarli in questo senso, ma no, non posso riferirmi a dei casi concreti che abbia visto. Certo, negli studi che ho fatto anche recentemente e anche nell'esperienza che ho fatto per esempio in India con il gruppo Bhakti Vedanta, che sono appunto in collaborazione con me, che facciamo yoga. Siamo stati in questa università indiana di Dev Sanskriti di Haridwar, che è l'università proprio più una delle maggiori di tipo tradizionale indiano, dove interessanti. Insomma, lì ho visto delle cose paranormali. Sì, lì all'interno di questa, perlomeno per me, erano delle cose che francamente non mi hanno molto colpito. Cari amici, avete appena sentito la nuova intervista che ho fatto io, Emiliano Babilonia, ricercatore, con il professor, psichiatra, scrittore Paolo Scioni, che spero di avere una futura collaborazione anche per la nuova edizione che verrà pubblicata, o la quinta edizione che verrà pubblicata, di Neuroschiavi, con una mia ricerca o con una mia testimonianza, visto che anche io sono una vittima del controllo neurale. E a causa di queste attacchi, manipolazioni e patologie derivanti dalle radiofrequenze con armi ad onde convogliate, con armi psicotroniche, con armi a manipolazione radiocognitiva o infrasoniche o con frequenze cromatiche, mi sono accorto che venivo sottoposto a una sorta di radioipnosi, di radionarcolessia o di radiosonnambulismo, che cambiava i miei ragionamenti e deviava le mie idee, portandomi molte volte a fare degli errori. Ma le mie ricerche, i miei studi e la mia esperienza mi hanno fatto capire che venivo proprio sottoposto ad anomali esperimenti con armi ad energie dirette satellitari che interagiscono con la corrente elettrica e che interagiscono con le frequenze dei 50 Hz in alternata, che vengono amplificati attraverso le radiofrequenze dei campi elettrici, campi elettromagnetici e campi in radiofrequenza, ovviamente che vengono sparati nell'etere. Io, Emiliano Babilonia,
Sto preparando molte nuove ricerche, molti nuovi video, molte nuove testimonianze che troverete sulla mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker, sul mio canale di YouTube Emiliano Babilonia e troverete anche sul mio canale Angeli Custodi MK Oltre Italia. Voglio ricordare i miei blog, Ricercatori di fenomeni spiegabili nel mondo, Vittime del controllo neurale satellitare e satelliti spia. Se volete contattarmi, potete contattarmi tramite la mia email vittime del controllo neurale chiocciola gmail.com.